Salve a tutti, bentrovati alla nuova video intervista della rubrica Il Punto che conduco. Io sono Paolo Quadrino per la rivista Orizzonte Scuola e oggi sono in compagnia di Cristiana Pivetta. Ciao Cristiana. Ciao Paolo, ti ringrazio per avermi invitato a questo appuntamento. Sono veramente onorata di poter partecipare. Bene, senti, io come sai l'argomento di oggi è appunto quello che vediamo in sovraimpressione, ovvero la cura dei contenuti. So che te sei esperta in quanto docente, ex e già animatrice digitale, ma sei esperta in didattica multimediale e digitale, e quindi ho pensato bene di invitarti per condividere con noi quelle che sono i tuoi studi anche su questo aspetto molto particolare, no? Della didattica digitale. E quindi ecco, volevo iniziare questo nostro incontro cercando di capire meglio quale senso dare ai contenuti digitali dal punto di vista didattico. Ecco, che cosa ci puoi dire su questo? Assolutamente, sono d'accordo con te che oggi occuparsi di contenuti digitali e della cura dei contenuti sia un tema fondamentale. E lo possiamo vedere, come dire, su due fronti. Da una parte, sul fronte proprio del docente, no? Del docente che va a curare i suoi contenuti, quindi a raccogliere i contenuti digitali che possono essere poi di qualsiasi tipo, video, possono essere dei saggi, ancora delle immagini, delle mappe, delle carte geografiche o storiche. E dall'altra parte, si parla di contenuti digitali poi raccolti in effetti dagli studenti. Ecco, come docente penso che sia fondamentale perché oggi fare didattica, didattica a distanza o didattica ibrida oppure anche didattica in presenza comporta proprio un cambiamento, no? Uno stravolgimento della lezione, nel senso che la lezione deve essere, come dire, un momento attivo per gli studenti e quindi la condivisione di una tematica deve essere comunque accompagnata da parte del docente da altri, diciamo, da altri elementi. Quindi supponiamo un video, perché, come dire, dobbiamo puntare, almeno per quanto mi riguarda, a creare nei ragazzi la capacità, da una parte di riflettere criticamente, no? Sui contenuti che vengono posti, ma anche saper sviluppare quella che è una loro riflessione e collocarla in un contesto in cui ci si confronta, in cui insomma, ci si argomenta, no? Su questo aspetto. E quindi non subire la didattica, ma in questo caso entrare appunto nel vivo. Diventare partecipi e poi all'interno di questo discorso sicuramente per un ragazzo anche, no? Che non ha soltanto come dire, il punto di riferimento nel testo, ma nello stesso tempo va a prepararsi e a costruire il suo futuro in un mondo in cui è dominato dall'informazione, no? Dall'informazione che viaggia in maniera super veloce da una parte all'altra del pianeta, c'è la necessità proprio di sapersi orientare, no? Sapersi orientare in questa miriade di informazioni e far sì che queste informazioni in realtà diventino per lui il suo lavoro, no? Quindi per predisporre qualsiasi tipo di lavoro, per effettuare qualsiasi tipo di lavoro, oggi ci si rivolge su internet, non si cerca ad esempio un tutorial, no? Quindi questo consente al ragazzo, allo studente di approfondire il suo percorso, ma nello stesso tempo di indirizzare il suo talento, no? Di trovare anche quella che è la via, la sua strada poi da implementare o da portare avanti. Ecco, secondo me questo è un aspetto importante. Naturalmente richiede, come dire, la cura dei contenuti richiede da parte del docente un'attenzione, no? Quindi la classificazione, l'organizzazione, come dire, adottare anche una sorta di framework, no? Di una cornice dove si vanno ad implementare tutte queste risorse. Però penso che questo risieda un po' in quello che io dico che il docente è un po' un data scientist, cioè nel senso che
attraverso l'esplorazione nel web riesce a fornire agli studenti, in effetti, degli argomenti che sono vivi, che sono resi attuali e che quindi anche se pensiamo ad un argomento di storia, no? Come possiamo pensare alla civiltà cretese, no? Quindi alla creazione dei manufatti. Ecco, è un modo anche per attualizzare quella che può essere la ceramica dei cretesi e introdurre oggi quali sono le tecniche di lavorazione della ceramica, ad esempio. Quindi cercare di raccordare quello che riguarda, diciamo, la formazione di uno studente con l'attualità, quindi trovare queste connessioni. Quindi secondo me la cura dei contenuti è questa, no? Trovare le connessioni e nello stesso tempo coinvolgere gli studenti in un percorso di crescita, di riflessione, anche di formazione di quelle che sono le competenze, pensiamo anche alle competenze digitali, ma è il critical thinking, poi in realtà le competenze vanno a intrecciarsi l'una con l'altra. Cristiana, hai già toccato alcuni punti essenziali del tema. E, ecco, siamo in effetti molto presi e catapultati nel mondo dell'informazione. Hai già accennato a quanto sia difficile e importante saper selezionare, sintetizzare anche le informazioni che ci arrivano. Ecco, cosa possono fare quindi gli insegnanti quali strumenti dovrebbero utilizzare per fare queste attività? Allora, dunque, bisogna un po' prescindere, no, dalla cura dei contenuti perché oggi è variegato, no? Il sistema e anche la figura del docente è un docente che non è soltanto il docente reale, ma anche il docente virtuale, no? Abbiamo questa doppia veste, nel senso che oggi ci muoviamo sia nel contesto classe, nel contesto anche della lezione a distanza, ma oggi la maggior parte dei docenti, come dire, comunicano con gli altri, quindi si incontrano appunto nei social, no? E quindi c'è una condivisione anche dei contenuti che è differente. Abbiamo una condivisione dei contenuti e una cura che noi possiamo effettuare all'interno dei social oppure dei gruppi che sono presenti, pensiamo ai gruppi Facebook, anche questi costituiscono un punto di riferimento. Quindi abbiamo, come dire, già una content curation che a seconda del gruppo che uno segue, per certi versi viene già effettuata, no? Una selezione dei contenuti. Poi abbiamo invece un'altra pista che è quella, la selezione dei contenuti, che noi facciamo appunto navigando nel web. Secondo me, al di là di tutto, possiamo fare selezionare i contenuti secondo le tematiche, ma oggi sicuramente secondo poi i tag, no? Quindi servendoci dei tag. E rispetto al passato, anche l'uso del semplice browser oggi ci consente di salvare i contenuti e di sistemarli tra i preferiti, nelle cartelle e nello stesso tempo di sincronizzarli con tutti i nostri strumenti, no? Quindi per poterci poi ritrovare quelli che sono i contenuti che abbiamo selezionato anche a scuola, no? Nel senso noi accediamo con le nostre credenziali o utilizziamo il nostro PC e quindi, come dire, il lavoro del docente diventa anche un lavoro a 360 gradi. Ecco, sicuramente è importante, io penso che sia importante la selezione dei contenuti anche sulla base della disciplina che noi studiamo, no? Quindi che noi presentiamo anche ai nostri studenti e anche su quelle che sono le connessioni, cioè noi questi contenuti li possiamo ricostruire, come dire, li possiamo ricostruire secondo una certa direttrice, secondo un obiettivo, secondo una tematica che ci proponiamo. Oppure li possiamo un po' catalogare come erano, perché poi la content curation in effetti non è altro che, pensiamo alle nostre vecchie enciclopedie che abbiamo a casa, no? C'è enciclopedie di carattere generale e enciclopedie di carattere tematico. In realtà non è altro che la trasposizione, no? All'interno però mentre l'enciclopedia, no? Io mi ricordo quando ero bambina, no? Era come la nostra Bibbia, no? Il libro in cui uno che apriva, appunto, lo consultava e ciò che tu leggevi all'interno veniva considerato come vero, la verità in assoluto, no? Invece nel web oggi troviamo tantissimi contenuti.
E quindi dobbiamo anche verificare, ecco, forse diciamo l'aspetto che è più interessante è la verifica di questi contenuti, quindi accertarsi che siano validi, che siano spendibili e come appunto hai riportato in questa slide, che possano essere contestualizzati, no? Quindi nello stesso tempo, come dire, abbiamo anche questo discorso anche delle risorse aperte, no? Delle OER che si inseriscono anche in quel discorso in cui abbiamo parlato, appunto, in cui, insomma, i temi del Piano Nazionale Scuola Digitale, no? Quindi l'importanza e anche il ruolo del docente nel attingere a queste risorse per creare poi dei libri di testo, che sono spendibili in un determinato ambito, no? Pensiamo, oggi si parla tanto delle competenze di educazione civica, quindi introdurre anche queste tematiche che noi possiamo reperire appunto nel web e contestualizzarle a seconda dell'età dei nostri studenti, no? Perché, come dire, le direttrici sono differenti a seconda della disciplina insegnata e a seconda dell'età, quindi li affronteremo in maniera differente. Ecco, questo mi sento di dire. Bene, Cristiana, ma invece una cosa volevo chiederti, che può sembrare banale, però si pensa alla cura dei contenuti e forse in prima battuta si pensa più a, ed è anche vero, si può partire da lì, dalla cura proprio di una presentazione, per esempio di una slide, di una grafica e dei colori o dei caratteri da utilizzare al meglio, non lo so, terra terra, però mi è venuta questa di considerazione, cioè in prima battuta quando si pensa alla cura dei contenuti forse si pensa a quello o no? Allora, vabbè, quello è un po' il design, no? Come presentare i contenuti. In realtà non è una domanda terra a terra, nel senso, Paolo, è un altro degli aspetti, nel senso che poi ci si pone il problema, no? Noi abbiamo fatto la ricerca di questi contenuti, come li andiamo a strutturare, in quale framework li andiamo a inserire per rendere effettivamente efficace, ma non è soltanto, cioè da parte dei ragazzi, ecco, quello su cui voglio insistere, non è una fruizione, no? Una fruizione passiva, ma il contenuto deve sempre suscitare, ad esempio, un'inchiesta, quindi una webcast, deve essere sempre, diciamo, deve attivare e nello stesso tempo entusiasmare gli studenti. Quindi, attraverso la cura dei contenuti, in realtà tu puoi organizzare delle attività collaborative in classe o a distanza, lasciando magari anche i ragazzi scegliere quali tipologie di strumenti, poi, perché poi è una rielaborazione, è un loro appropriarsi delle idee, diciamo delle piste che sono tracciate per suscitare altre idee, quindi legato anche alla creatività, no? Perché oggi, come tu stavi dicendo, ti viene in mente questo, no? Il design, però da parte dello studente comprendere un determinato argomento non è soltanto saperlo, diciamo, ripetere, ma saperlo rielaborare dando una nuova veste e trovando nuove direttrici. Quali sono queste direttrici? Sono quelle che poi il docente andrà a sfruttare per andare avanti nella sua programmazione, nella sua discussione con gli studenti, no? Quindi è cogliere lo sguardo dello studente. Lo studente, attraverso lo sguardo del docente, si fa una sua idea, quindi amplia il suo orizzonte e nel momento stesso in cui, qui vediamo tre ragazzi, no? Io infatti sollecito sempre il fatto del lavoro di gruppo, è fondamentale secondo me, perché tanti ragazzi insieme fanno proprio la tempesta dei cervelli, no? Il brainstorming, quindi nascono veramente tantissime idee. Quindi dal confronto, dal saper lavorare insieme, non è soltanto tracciare una nuova pista, ma è anche apprendere, quindi a lavorare in team. Possiamo dire che in piccolo è il gruppo di lavoro, che domani magari sarà in ufficio, sarà in un cantiere all'aperto, che dovrà magari costruire un palazzo, una casa, ed insieme cercheranno di risolvere un problema, magari consultando in internet e vedendo quali sono, diciamo, i materiali più adatti per la costruzione di un determinato edificio in un territorio che ha delle caratteristiche geologiche particolari. Ecco, io la vedo così. Sì, Cristiana, condivido in pieno e, questa
questa slide appunto ci riporta al concetto che stavi esprimendo e che abbiamo un po' anticipato, però in effetti l'obiettivo finale della cura dei contenuti è proprio questo, cioè bisogna creare dei contenuti con una cura tale affinché l'obiettivo finale del miglioramento dell'apprendimento da parte degli studenti sia tale, cioè in fondo è questo l'obiettivo per il quale si devono curare i contenuti, anche nell'aspetto anche più esteriore, se vogliamo, e in più anche organizzarli, come vediamo dalla prossima slide. E in effetti su questo tu sei, mi sembra, ambassador di questo programma, giusto, Sì, Wakelet? E assolutamente. quindi ecco, mi faceva piacere dare anche questa indicazione in conclusione di questa nostra chiacchierata di questo strumento che serve appunto a fare in concreto quello di cui abbiamo parlato in questa brevissima tua esposizione. Sì, assolutamente. Wakelet ci consente di fare la cura dei contenuti, quindi di creare delle, si chiamano proprio dei wake, no? Delle onde, no? In cui il docente va, ma può essere il docente, può essere anche l'alunno, no? Quindi lo studente va a strutturare le risorse in un certo modo. È, diciamo, molto efficace perché all'interno di questa organizzazione non è che tu vai soltanto ad inserire i link, ma puoi inserire dei testi, dei video, puoi girare tu stesso dei video. Quindi abbiamo la content curation a 360 gradi, nel senso che dando un'attività di questo tipo, assegnando un'attività di questo tipo allo studente, lo studente deve introdurre, ad esempio, la tematica, l'argomento su cui svolge la content curation, quindi può inserire un testo. Questo testo lo può arricchire inserendo i link che ti consentono proprio di avere già la pagina web all'interno, quindi senza dover lasciare Wakelet e dover navigare nel web. Ti trovi tutto in una stessa, diciamo, schermata, in una stessa dashboard. Questo è anche molto utile, io penso, ad esempio, per la scuola primaria, no? In modo tale da garantire anche agli studenti più piccoli che possono accedere tramite un codice che viene fornito dalla maestra. Questo fino all'età di 13 anni. Quindi, fra l'altro, da questo punto di vista è fruibile anche dagli studenti di età, insomma, più piccola, mentre poi invece gli studenti più grandi si possono direttamente iscrivere. Quindi puoi costruisci un percorso, quindi un'attività vera e propria, no? Perché inserisci i tuoi commenti, puoi girare anche un commento video e qui facendo, come dire, hai assolutamente a disposizione prima di girare il video per gli studenti appunto più piccoli, la possibilità di inserire la modalità pixel o la modalità mattoncino Lego, quindi assolutamente nel pieno rispetto della privacy, e quindi anche gli studenti possono partecipare, quindi possono creare il loro percorso in gruppo se sono più grandi, ma ad esempio se noi decidiamo di attivare la discussione come docenti, quindi assegniamo questa attività e gli studenti a loro volta andranno a inserire le riflessioni, riflessioni di qualsiasi tipo. Può essere anche la ricerca di un video su YouTube o su Vimeo che viene inserito all'interno di questa bacheca perché per loro costituisce un'altra risorsa importante che va ad arricchire il percorso. Quindi per questo amo molto Wakelet, no? Perché non è soltanto in questo caso la costruzione di cartelle attraverso il browser che abbiamo in uso, ma Sì. qui invece c'è proprio un percorso. Fra l'altro, circa un mese fa hanno inserito la possibilità di creare lo spazio di classe, quindi all'interno dello spazio classe se ne possono creare infiniti. Quindi una bacheca dove c'è questa collaborazione continua tra il docente e gli studenti, ma oltretutto il docente può anche costruire i gruppi di lavoro, no? Quindi puoi, come dire, seguire ogni gruppo con quelle che sono le sue specifiche, oppure suddividere l'attività secondo varie tematiche, no? In ordine crescente, in modo tale poi da costruire un discorso
unico, poi attivando il dibattito in classe, no? Quindi le, diciamo, le possibilità di uso e di fruizione sono tantissime. Io penso che questo poi dipenda quale direttrice seguire o come utilizzare questo strumento, sia un po' legato, come dicevo prima, alla disciplina che uno insegna, ma anche, come dire, alle competenze dei propri studenti, ma anche alle competenze degli insegnanti, cioè nel senso che comunque Wecklet ti consente, anche se non sei ancora un insegnante esperto, oppure se ti stai adesso affacciando nel mondo della scuola, di cominciare con uno strumento che comunque è friendly e piace molto agli studenti. Ecco, quindi Sì, si può ma usare a vari livelli. perfetto. No, tra l'altro in questo periodo di ulteriore didattica digitale integrata mi sembra essenziale saper conoscere, diciamo, conoscere più strumenti che offrono queste possibilità di organizzazione delle informazioni, dei contenuti e chiamiamolo, del sapere. Quindi ti ringrazio per questa tua. Poi un'ultima cosa, è completamente gratuito, ecco, questo forse è l'aspetto che mi sono anche dimenticata di sottolineare, No, è no, beh, è un aspetto completamente importante. gratuito, è importante, cioè quindi bacheche, si chiamano wake, no? Per Wecklet si chiamano i wake, quindi infiniti wake, infiniti spazi di classe, ecco, quindi questo Molto è un altro bene. punto di Beh, forza. allora immagino e auspico che tutti quanti possano cavalcare l'onda di questo programma e Assolutamente. magari così, ecco, poter insegnare ed apprendere sia in presenza sia a distanza con l'utilizzo di questo strumento che certamente torna utile per la didattica. Beh, Cristiano, io ti ringrazio moltissimo per la tua disponibilità, per quello che ci hai detto. Grazie infinite Paolo per l'invito, è stato un piacere poter condividere la mia esperienza. Bene, allora a nome anche di tutti i nostri lettori di Orizzonte Scuola ti mando un caro saluto e ti auguro buon lavoro. Ciao. Ciao, anch'io saluto tutti i lettori di Orizzonte Scuola. Grazie mille. Ciao. Ciao.